Siamo le Storatrici Massimiliano Gallo, protagonisti del film nato a Casal di Principe, in uscita il 25 aprile al cinema. Alessio interpreta il giovane Amedeo, un ragazzo segnato da un destino infame. Raccontaci un po' cosa accade. Sì, il destino infame come dicevi, di Amedeo, che si trova a vivere questo dramma e appunto racconto la storia di Amedeo e anche dei miei familiari, della mia famiglia, di come viviamo in questa condizione, di cosa accade e come affrontiamo questa ricerca, perché io appunto vivo a Roma e sto cercando di spostare la mia vita in un altro posto, facendo delle scelte. Ma questo episodio mi riporta a ritornare a Casale per appunto cercare mio fratello. E questa ricerca è un po' come un viaggio attraverso il quale io incontro diversi personaggi, dove ognuno di loro mi darà un'informazione diversa, seppur la possiamo chiamare informazione, perché poi informazioni non esistono, non ci sono, cioè sono Un input, un diciamo. input, ma non ci sono delle informazioni precise, o meglio, non fanno altro che infittire, che aumentare la mia rabbia, la mia angoscia, la mia preoccupazione, perché è come cercare di comporre un puzzle dove ogni giorno cerco di attaccare due pezzetti e ne stacco tre. E quindi questo non fa altro che aumentare appunto l'angoscia, e quindi questa ricerca folle, famelica, continua nelle strade di Casale, e questo appunto comporta anche una disapprovazione di mio padre, perché porta una grande pericolosità in una Casale di quei tempi, in cui non ti perdonavano neanche di poter citofonare in un posto e chiedere chi ha preso mio fratello, cioè non avevi questa libertà. E quindi questo racconta proprio come io e come la mia famiglia riusciamo, comunque, nonostante in una condizione tragica, appunto nel mio caso, di fronte a questo bivio, come potete vedere nel film, a un certo punto in questo enorme viaggio mi troverò di fronte a un bivio dove dovrò scegliere cosa fare nella mia vita, quindi se ritornare a Roma, ritornare a riprendere la mia vita, ritornare a vivere sia io che la mia famiglia, o appunto andare incontro al male, quindi prenderlo di faccia e capire fin dove mi posso spingere, fin dove arrivare. Ma in questa fase forse il passaggio più importante di Amedeo, perché nonostante questa condizione riesce a prendere la strada, che forse è quella giusta, insomma, sicuramente in questo caso quella giusta. Senti, nel film si vedono molte immagini in cui tu spii, se così si può dire, il backstage del clan. Perché? Spio perché cerco di capire. Amedeo è un personaggio che ha un forte uso dello sguardo. Lui è uno che è ossessivo compulsivo dei dettagli, cerca di scoprire, sperare in ogni angolo, in ogni cavillo, di trovare un qualcosa che lo porti a suo fratello, perché è scomparso in maniera misteriosa come una bolla, non si trovano notizie da nessuna parte, e quindi spio anche i clan affinché di trovare qualcosa che mi possa portare a lui. Invece Massimiliano Gallo è il padre di Amedeo, l'unico comunque che crede nella giustizia. No, quella è una famiglia, noi rappresentiamo una famiglia bene di Casale, non è una, la nostra non è una famiglia di camorra. E Amedeo, quindi Alessio Lapici che interpreta Amedeo e che è mio figlio nella storia, chiaramente conosce alcune dinamiche del territorio, per cui per lui la cosa più normale è imbracciare un fucile e cercare il fratello, ma perché così è quello che lui ha visto fare L'educazione della città. negli anni. Ma la famiglia non è una famiglia di camorra, per cui il padre ha un altro atteggiamento, quindi chiama i carabinieri, denuncia il tutto ai carabinieri e aspetta notizie dai carabinieri. Chiaramente Amedeo, conoscendo il territorio, è critico verso questa scelta perché dice: aspetti i carabinieri in questo territorio.
è assurda, no? Come cosa, però è anche un senso ed è anche un motivo di protezione del padre. Il padre non può fare altrimenti, non può fare una guerra e mettere in gioco la vita di altri figli perché ce n'ha altri e non può mettere in gioco la vita di suo figlio che è Amedeo che sta cercando l'altro. E la cosa paradossale è che quando scompari in una terra di camorra o in una terra di mafia o quello che sia, tu c'è anche il sospetto, no? Cioè vivi oltre alla tragedia, vivi un sospetto laterale delle persone che diranno: sì, ma questo è scomparso, ma qualcosa l'ha fatta, è impossibile che l'hanno ammazzato. A Casale era possibile tutto, era possibile anche sparire senza motivo. Per cui sicuramente è un dolore raccontato in maniera molto intima e il film è molto bello per l'ottica che ha rispetto al dolore. Invece i vostri personaggi come vi siete avvicinati per interpretarli? Noi abbiamo fatto tanta improvvisazione, ma improvvisazione nel senso serio del termine, per cui abbiamo provato a improvvisare e a capire alcune dinamiche e come mettere queste dinamiche del dolore di Alessio, del dolore di Massimiliano addosso a questi personaggi. Quindi Alessio ha portato chiaramente Alessio in Amedeo e il contrario. E tutto questo ci ha permesso di fare un lavoro molto complesso, ma per noi che facciamo questo lavoro molto affascinante, perché chiaramente si è alzata un po' l'asticella, non andavi a fare la caricatura di uno che cerca, ma inizi a capire come Alessio avrebbe cercato in quella situazione suo fratello. Quindi è un processo molto più complesso, ma molto molto interessante. Ok, però con i personaggi reali vi siete confrontati? Interfacciati, certo, abbiamo conosciuto, siamo stati, ma noi abbiamo girato a casa, in casa Letizia, quindi abbiamo vissuto il dolore di questa famiglia e abbiamo vissuto l'intimità e la dignità del dolore di questa Sì, famiglia. forse un po' a metà tra quello che è quello, di no, quello nostro e quello che siamo Certo. riusciti a prendere da loro, diciamo, è una sorta di lavoro tra Di noi e di identificazione. identità, è quello che è una sorta di binomio tra noi e quello che sono loro, diciamo. Grazie. Grazie.